Buongiorno ragazzi, buona giornata a tutti. Ciao Maria, buona giornata. Ciao Carmelo, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora ragazzi, abbiamo deciso di fare questa bellissima registrazione in quanto 3 giorni fa è arrivato un messaggio sul sito di Giorgio Bongiovanni, molto importante. Quindi io e Maria abbiamo deciso che ogni qualvolta c'è un messaggio abbastanza importante, magari di creare una registrazione quando non possiamo andare in diretta e tenervi aggiornati, perché come sappiamo, almeno per chi ci segue, Giorgio Bongiovanni ormai è quasi alla fine della sua missione qui su questa terra. È una delle ultime missioni, era proprio additare l'anticristo, giusto Maria? Eh sì, è la parte finale, insomma, della missione che gli è stata assegnata. Mentre proprio la fine della sua missione vera e propria sarà proprio svelarci il nome dell'anticristo. Ma questo penso che ancora qualche giorno dovremo aspettare. Ma il messaggio che è arrivato è veramente molto, 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 ragazzi, per questi tempi è veramente molto angosciante. Quindi se veramente per voi non ci sono problemi, possiamo cominciare ad andarlo a leggere, giusto Maria? Vai, vai Carmelo, ti ascoltiamo. Allora, ricordo a tutti quanti, chi volesse andare a vedere, a visionare questi messaggi, potete andare sul sito www.giorgiobongiovanni.it, ok? Lì ci sono tutti i messaggi che Giorgio ha ricevuto da 30 anni ad oggi, ok? Allora, l'ultimo messaggio si chiama "L'anticristo è cristiano". Sì, l'anticristo appartiene alla Chiesa di Cristo, perché gli uomini della Chiesa Cattolica hanno dato insegnamento ad esempi nettamente all'antitesi con quelli che il Maestro Gesù di Nazareth dette attraverso il Vangelo. Date tutto ai poveri, Marco 10:21, e i cristiani si sono impregnati di materialismo. Vendi tutto quello che hai e donalo, Marco 10:21, e la proprietà privata è divenuta il cardine della vita cristiana. Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio, Marco 10:23. E coloro i quali dovrebbero essere i pastori della Chiesa ostentano enormi ricchezze che stridono con i 30.000 bambini che ogni giorno muoiono di fame nel mondo, ereggendo banche e stringendo affari perversi con organizzazioni mafiose, criminali e uomini di potere, sostenendo dittatori e dittature sanguinarie, fasciste, e divenendo complici dei peggiori crimini contro l'umanità. Vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti ai re e a governatori. A causa del mio nome, Luca 21:12, e gli uomini di chiesa hanno sollevato guerre, ucciso, torturato e bruciato in nome di Cristo i propri santi, i martiri, uomini e donne del libero pensiero. Intere popolazioni indigene dell'America Latina e ancora oggi si rende silente o tiepida e complice nei confronti dei massacri alle popolazioni civili in guerre di potere volute e permesse dagli stati che governano il mondo. 30 stati in conflitto in Africa, 16 in Asia, 9 in Europa, 7 in Medio Oriente, 7 negli Americhe. E sempre, scusate, uomini di chiesa hanno collaborato con le dittature sanguinarie sudamericane negli anni 70 e 80. La condotta dei vertici anticristici del Vaticano negli ultimi 1500 anni della storia della Chiesa cristiana ha provocato scismi, spezzettando l'unicità della Chiesa fondata da Cristo e riducendola ad un pugno di chiese cristiane, le quali a loro volta nel tempo si sono smarrite nei meandri del denaro, del potere, fatta eccezione per alcuni missionari di comunità minore cristiane che ancora oggi seguono i principi del Vangelo. Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata d'asino e fosse gettata negli abissi del mare, Matteo 18:6. E lo scandalo e la violenza peggiore che un uomo possa commettere a un bambino è quella di cui si è gravemente macchiata la Chiesa Cattolica Cristiana. Negli ultimi 9 anni sono stati 3.420 solo i casi giunti alla Congregazione per la Dottrina della Fede,
fondati su accuse incredibili e di abusi sessuali commessi da membri del clero contro minorenni. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Luca 14:26. E invece la Chiesa Cattolica accentra tutta l'attenzione della vita dei fedeli al materialismo, al senso della famiglia ristretto, ignorando ed essendo indifferente alla sofferenza della grande famiglia umana e soprattutto dei bambini vittime innocenti di un sistema malvagio e perverso. Ma potremo continuare ancora a lungo ad elencare le innegabili evidenze che provocano che l'anticristo è cristiano, battezzato e cresimato, che mangia il corpo di Cristo rinnegandolo. Sì, l'anticristo è cristiano e si è insidiato fino alla sommità della Chiesa, accumulando tesori in terra e conquistando potere attraverso omicidi, strage e guerre, trascurando i tesori che dovevano essere accumulati in cielo. L'anticristo è cristiano e, come disse il messaggio della Madonna di Fatima, si è annidato sino alla sommità del Tempio cattolico. Ci auguriamo che questo Papa di buona volontà non tradisca Cristo come Pietro, rinnegandolo, e possa cacciare così l'anticristo dalla fede cristiana e dalla casa del Padre. Ricordate, e non dimenticatelo mai, l'inganno è peggiore del tradimento. Il Cristo vero, colui che scaccerà l'anticristo annidato anche nella sua Chiesa, sta per ritornare, anzi è già ritornato, con la spada della giustizia di Dio. I santi, i buoni e i pacifici e i giusti aspettano la sua manifestazione con potenza e gloria sulle nuvole del cielo. Ecco, una voce che grida nel deserto ve l'ha detto: l'anticristo è cristiano, presto sarà svelato il suo nome e cognome. Pace a tutti, in fede alla tra, Sant'Elpidio a Mare, 23 febbraio 2019, Giorgio Bongiovanni. Maria, come ti ho detto prima, e credo che sia veramente giusto tenere aggiornati, perché poi chiaramente chi ci vuole seguire ci segue, chi non ci vuole seguire, l'importante è che cambia pagina, oppure basta che ci blocchi, non c'è problema. Ma io ritengo che quando arrivi un messaggio adesso, perché siamo veramente negli ultimi tempi, e questo messaggio è molto toccante, a me ha toccato parecchio, perché questo arriva anche in concomitanza, diciamo, con tutte le notizie che stanno arrivando anche dall'altra parte del mondo. È di poche settimane fa, pochi giorni fa soltanto, la notizia del governatore lì di New York, che ha messo la legge che adesso a 9 mesi si può abortire, e tra virgolette chiamarlo aborto è anche una diciamo, ecco, è un come un nascondere un qualcosa, un omicidio, secondo me, un vero e proprio omicidio. Beh, diciamo che dovremmo fare una puntata solo dedicata, ahimè, a questo argomento. E questo messaggio, sì, come dici tu, arriva in concomitanza con queste notizie che non sono affatto piacevoli, tantomeno positive. Però è toccante perché, innanzitutto, capiamo che l'anticristo è cristiano, che lì per lì può sembrare... Ho notato che ad alcuni ha lasciato dello sconcerto, no? Dice: come, l'anticristo è cristiano? Altri invece dice: lo immaginavo, me lo aspettavo. Quindi si sono create due fazioni un po', no? Per chi ha letto questo messaggio. Questo messaggio dice che prende anche la comunione, penso un po'. Quindi. L'anticristo è cristiano. È di pelle bianca, sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, più o meno sulla cinquantina. Quindi questa è già la prima notizia, già dal titolo: l'anticristo è cristiano. La seconda cosa che tocca e fa, come dire, rabbrividire, non è solo il fatto che l'anticristo prenda, come dici tu giustamente, la comunione, ma è anche tutto quello che combina. Guerre, aborti, appunto, no, lo dicevamo l'altro giorno, regno contro re, cioè lui governa tutto, io non so come faccia, però leggendo i messaggi di Giorgio posso immaginare che comunque il potere gli sia dato dai soldi, dalla materia.
perché sono questi che governano il mondo, no? E poi ci danno la Pacca Vaticana, tra virgolette, perché io so che hanno anche benedetto le armi prima di partire per le guerre. E tant'è che poi dice, perfino le chiese cristiane si sono smarrite nei meandri del denaro. E quindi è ovvio, è chiaro che il potere deriva da questo. Oggi abbiamo ascoltato una canzone, il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa e nella fondina tiene le carte Visa. Una canzone di Daniele Silvestri, il mio nemico si intitola, e che secondo me già all'epoca riassumeva un po' quella che è la realtà, no? Che viviamo ogni giorno da diversi anni ormai. Se non mi sbaglio è una canzone del 2002 pure, tra parentesi. Quindi, è vecchiotta, diciamo, non è proprio giovanissima. Non è giovanissima. Non è affatto giovanissima. E poi l'altra cosa importante che tocca in questo messaggio ci ricorda le parole del Vangelo. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Queste sono le parole che troviamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 14, versetto 26. È ovvio che è tutto il contrario di quello che generalmente siamo abituati ad ascoltare dal pulpito, no, attraverso la voce dei preti che ci fanno le loro prediche. Cristo non è venuto ad unire, è venuto a portare divisione. Se non rinneghi, se non lasci tutto e vieni, non puoi venire a me. E quindi è tutto il contrario, no? Di quello che ci insegnano generalmente al catechismo. A quanti anni si inizia ad andare a sentire le prediche di questi principi vestiti di porpora, come li denominava nei passaggi precedenti? A 6 anni, in prima elementare, non me lo ricordo nemmeno. L'unica cosa che mi ricordo è che non avevo molta voglia di seguire le lezioni al catechismo, perché già all'epoca avevo qualcosa da dire contro le insegnanti. Quindi questo è importantissimo in questo messaggio. Non è venuto a portare Cristo, non viene a portare unione, viene a dividere. Per la serie, o con me o contro di me. E c'è poco da discutere. Il Vangelo di Luca in merito è molto molto chiaro. Poi fa di nuovo. Scusa Maria, questo messaggio sì. Parla anche, accusa, soprattutto quando dice la proprietà privata è divenuta il cardine della vita cristiana. E cioè, no, ma anche guarda, quando dice la famiglia, la Chiesa, no, ormai è ignora ed è indifferente alla sofferenza della grande famiglia umana. Che vuol dire? Che siamo abituati a ricevere un messaggio dove l'amore è esclusivo. Io, mio marito, i miei figli. No, l'amore non è esclusivo, l'amore è inclusivo. E in questo messaggio ce lo ricorda ancora lo spirito Aratra. L'amore è inclusivo. Non possiamo dire la famiglia è tutta l'umanità. Quindi c'è davvero, bisognerebbe soffermarsi su ogni rigo di questo messaggio, perché ogni rigo è spunto di riflessione, ogni parola è spunto di riflessione. Quindi è importante focalizzarsi e soffermarsi su questo punto del Vangelo di Luca. È estremamente importante. Anche perché poi, tra virgolette, visto che la Chiesa, grazie a Dio, è anche una potenza, proprio loro non dovrebbero ammettere la strage di 30.000 bambini che ogni giorno muoiono di fame. Cioè, di fame, cioè, ti rendi conto? Ed è la notizia di soltanto due mesi fa, adesso non ricordo, un mese fa, 2 mesi fa, era proprio un'ultima, addirittura una notizia su Sky TG24, è andata avanti per 2 giorni di seguito, era la denuncia, se non mi sbaglio, della qual era quell'associazione che praticamente ha denunciato che moriva un bambino di fame ogni 5 secondi nel mondo. Cioè, sì, ragazzi, è una cosa atroce. Adesso non ricordo, l'UNICEF, Maria, ecco, l'UNICEF aveva denunciato 2 mesi fa che ogni 5 secondi un bambino pensando che noi oggi, ancora oggi, vediamo buttare via tanta roba, o addirittura, ecco, quando vediamo queste, adesso sulle testate giornalistiche, queste persone che versano il latte o versano i frutti, cioè perché giustamente esiste questo dio denaro, come viene nominato qui, che ormai sovrasta su tutto, Maria. Ormai è oggi, ne parlavamo oggi noi due. Noi siamo governati dal denaro 24 ore su 24, anche quando andiamo a dormire siamo governati dal denaro, perché se non hai il denaro
non ti sei potuto comprare un letto, vuol dire che non puoi avere un tetto sulla testa, tutto, tutto è denaro oggi, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire. Basta aprire il rubinetto di casa, dell'acqua, ed è già denaro. Basta accendi aprire la lampadina, è denaro. Quindi e ormai siamo veramente assoggettati al Dio denaro. Questa forma di materialismo aggressiva, secondo me, molto aggressiva, innaturale, perché l'uomo non è progettato per vivere la vita che vive, per portare avanti questo stile di vita. Noi non siamo progettati per questo, non siamo progettati per lo stress, non siamo progettati per avvelenarci il fegato ogni 3x2. Noi dovremmo vivere più sereni, dovremmo, dicevo l'altra volta, vivere sempre come se fosse eterna primavera. Ma non, praticamente non è possibile, il sistema ti costringe a vivere come loro vogliono. Qui ci vuole una rivoluzione di massa, una rivoluzione non aggressiva con le armi di morte e di sangue, ma proprio prendere, buttare tutto per aria e dire basta, io non ci sto più. Il problema è mettere d'accordo, far ragionare la gente, perché purtroppo poi quando parli con le persone ti rendi conto che la gente non ragiona. Per loro è normale così, cioè il sistema ti fa credere che questa sia una vita normale, che sia un modo di vivere normale, e la gente è come addormentata, non si rende conto, va stressata, sempre sui 3000 giri, no, non va, è innaturale tutto questo, noi non siamo progettati per vivere così. E guarda Maria, a proposito di questo, se me ne dai l'opportunità, penso che abbiamo ancora qualche minuto, è arrivato allora il 30 maggio del 2013, quindi praticamente sì, allegato a questo messaggio, sì. Giorgio Bongiovanni scrisse un altro messaggio ricevuto all'epoca da questi splendidi esseri. Ecco, guarda, leggiamolo perché ha a che fare anche molto con quello che stiamo discutendo. Guarda come si chiama, lo spirito dell'anticristo. Lo spirito dell'anticristo risiede nei continenti opulenti, materialisti e tiranni dei padroni dell'Occidente e dell'Oriente del pianeta Terra. La sua dimora è infestata di denaro. Guarda, c'è di denaro. La corruzione, violenza e bestemmia contro lo Spirito Santo. Il principe di questo mondo ha conquistato le anime con il benessere materiale che permette a pochi di avere il superfluo e a molti il necessario, mentre miliardi di esseri umani, tra adulti e bambini, vivono nella schiavitù, nella miseria, nella fame, nelle malattie e nelle guerre. Beh, basta pensare al messaggio di prima. In verità vi diciamo, avete oltrepassato i limiti della tolleranza e della misericordia divina. La storia del diluvio universale di Sodoma e Gomorra si ripeteranno. La purificazione sarà indispensabile ed il giudizio di Dio si manifesterà con il fuoco, con la potenza e con la gloria. Per la gioia dei giusti, degli innocenti e di tutti coloro che hanno amato il loro prossimo come se stessi, il tempo è venuto. Il braccio della giustizia divina del Messia Gesù Cristo sarà lasciato libero e lo stesso si abbatterà su tutti i potenti e i loro sudditi che hanno causato il genocidio più grande della storia dell'umanità, la tortura e la morte di miliardi di bambini. I buoni saranno liberati dalla schiavitù imposta dal principe di questo mondo e il Dio degli eserciti Adonai trionferà e donerà agli eletti il regno di giustizia, di pace e amore che sarà instaurato su questo mondo. Siatene certi. Pace. Come dicevo prima, Sant'Elpidio a Mare, 30 maggio 2013. Maria, 6 anni fa, ok? E risuona come se fosse ieri mattina, avanti ieri mattina, ok? Cioè, qua dicono il limite della tolleranza e della misericordia divina, lo abbiamo super, cioè l'abbiamo oltrepassato. E soprattutto quando dice il braccio della giustizia divina del Messia Gesù Cristo sarà lasciato libero. Maria, permettimi di dirti che io credo che questo braccio adesso sia libero e sta cominciando a non darci più tregua. Adesso veramente gli Zigos, penso che dopo quello che è successo anche a New York, dopo questa ultima batosta che ormai vogliono legalizzare questo, tra virgolette, omicidi di bambini di massa, credo che veramente siamo arrivati veramente non al limite, l'abbiamo oltrepassato e penso l'abbiamo che... L'abbiamo oltrepassato, ma non so se hai letto l'ultimo messaggio pubblicato da Luz de Maria, pervenutoci dall'Arcangelo Michele.
dove dice: pregate per l'America perché tremerà anche la terra, lì dove non ha mai tremato, tremerà con violenza inaudita. E beh, ma d'altronde ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo perché abbiamo oltrepassato ogni limite. E questo è un comportamento che non si è mai visto nelle generazioni passate. Abbiamo superato di gran lunga Sodoma e Gomorra. Forse anche di più, è vero. Qua ci dicono che si ripeterà, quindi voglio dire, secondo me... Mi sembra anche giusto, insomma, la purificazione è anche giusto che avvenga. Soffriremo anche noi, non ha importanza però, perché la nostra sofferenza dobbiamo veramente offrirla. D'altronde ci sono bambini che lavorano come schiavi per far sì che i nostri cellulari, i nostri PC, le nostre fotocamere, le nostre videocamere funzionino a causa di un minerale, il coltan. Quanti bambini morti abbiamo ogni volta che prendiamo un cellulare? Abbiamo bambini morti ogni volta che teniamo il cellulare in mano? C'è da farsi qualche domanda, forse. E noi continuiamo ancora, ecco, al materialismo, la corsa al materialismo. E quindi poi vedi queste ragazzette di 13-14 anni farsi selfie in mutande, in reggiseno, davanti agli specchi. Che cosa è diventato? I bagni sono diventati Maria, ma non andare fotografici. Avanti, non voglio incolparli, perché se noi guardiamo tutte le sere in prima serata Striscia la Notizia, no? Cioè il messaggio che vogliono mandarci alla fine con le ragazze screditate così e quasi nude in TV, voglio dire, se il messaggio, almeno a me da bambino hanno insegnato, guarda Carmelo, il pesce comincia a puzzare dalla testa. Beh, se dall'alto arriva già il messaggio che deve essere quello, io immagino chiunque in casa, no? Ma io non me la prendo infatti con i ragazzini, chiedo solo a questi ipotetici genitori che cosa state lasciando e che cosa state tramandando ai vostri figli. Io mi ci metto in parte, in mezzo, come società, e ci sta. Ok, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Però nel momento in cui si decide di mettere al mondo un figlio, gli si dà anche un'educazione, gli si insegna cos'è giusto e cos'è sbagliato. Ma infatti dobbiamo. E allora poi non ci lamentiamo di tante cose. Non ci lamentiamo di tante cose perché siamo noi, sono i genitori i primi a non dare l'esempio. Quindi la cosa importante veramente adesso, secondo me, la cosa veramente davvero importante è dare informazione, Maria. Tante questi messaggi, io sono convinto che la maggior parte della gente magari non sappia nemmeno l'esistenza, ok? Ma magari stando su Facebook, vedendo adesso la nostra pagina, vedendo magari il link, ecco, che abbiamo... Ma io mi auguro anche che queste cose possano andare avanti e proseguire anche con una pagina... Giordano Bruno Bari, non lo so, però bisogna divulgare. Secondo me bisognerebbe fare una proposta a Giorgio e dire: Giorgio, spingiamo anche gli altri a divulgare, perché la gente è addormentata, la gente è davvero addormentata. Questo, che molte volte, allora anche questo, la registrazione arriverà, ok, a tutti quanti noi, molte volte arriva anche la diretta quando siamo in diretta, ma sono anche pochi, è vero, quelli che ci ascoltano e sono molti quelli che mandano via e sono magari lì magari a vedersi il video. Sappiamo da ridere. Sappiamo bene anche, Carmelo, che non è un messaggio... A noi questo comunque non interessa, interessa soprattutto che chi ha voglia di ascoltarci e soprattutto chi ha voglia di risvegliarsi, perché questa è anche una cosa importante. Risvegliarsi, ragazzi, qui è pieno di verità. Il sito di Giorgio Bongiovanni, qui dal cielo alla terra, è pieno di verità, è ricco di messaggi, addirittura messaggi speciali, addirittura ci sono i messaggi di Eugenio Siracusa. Cioè, quindi, come si può non andare a andare, almeno non dico tanto, ma almeno andare a spulciare, a visionare. Leggete, scriveteci se avete difficoltà a reperire del materiale, qualcosa. Noi siamo qui apposta. Siamo infatti, come abbiamo detto anche l'altra volta, mi raccomando, abbiamo anche la nostra email giordanobrunotaranto@libero.it. Quindi scriveteci ragazzi, mi raccomando. Cosa vuoi dire anche ancora per salutarci, visto che penso che abbiamo finito la nostra mezz'ora? Che vuoi dire, Carmelo? Dopo la lettura di questi messaggi non è che c'è molto da dire, sono abbastanza chiari, voglio dire... Non lo so se a me sono chiari perché seguo da diversi anni, però anche non leggendo questi messaggi, mi rivolgo a chi non li conosce, a chi non segue, guardatevi un attimo intorno e ditemi se quello che vedete è normale, perché se vi sembra normale
fatevi qualche domanda. Se non vi sembra normale, cominciate ad agire e a parlare, a non avere paura di dire la vostra e di opporvi a quel sistema sbagliato. Sbagliato e portatore di sangue, di malessere, morte e quant'altro. È vero. Guarda, a proposito di questo, io volevo, prima di salutare Maria, volevo ricordare a tutti quanti, ai nostri amici che ci seguono, che sabato 16 marzo alle ore 16 circa, 16:30, ci sarà una conferenza a Martina Franca al Parco Hotel San Michele, tra cui i relatori ci sono proprio Giorgio Bongiovanni, Pier Giorgio Caria e Flavio Ciucani. La conferenza si svolgerà al Parco Hotel San Michele di Martina Franca in via Chiarella 9, Viale Carella 9. Quindi per tutti quelli che vorranno partecipare, io so, Maria, che addirittura verranno a trovarci da Milano, saliranno dalla Calabria. Verranno anche dalla campagna. Ah, brava, verranno anche dalla campagna. Ci saranno tutti, da Lecce. Torrenti numerosi, ragazzi. Perché... arriveranno da Lecce, sì, quindi... Beh, dalla Puglia ormai verranno un po' dappertutto, ma quello che mi ha sbalordito, sai, sentire che vengono da Milano e hanno organizzato anche giù... dalla Calabria verrà anche parecchia gente. Ho sentito proprio ieri un amico, Domenico, che saluto, ciao Domenico, che mi ha detto che anche loro verranno qui, saranno 4-5 persone, quindi questa è una cosa positiva. Bisogna, Maria, essere numerosi, 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 perché dobbiamo farci sentire. È vero. Dovranno ascoltarci prima o poi. Certo, ricordatevi, se il popolo si alza, il gioco dei potenti finisce. Maria, per quanto riguarda ascoltarci, il problema non è ascoltarci, di ascoltarci si ascoltano tutti. Io penso che sentono anche le bombe che arrivano, sentono i rumori di guerre, penso che sentono anche il meteo, che non è più come quello di prima. Basta vedere tutti gli alberi caduti che ci sono stati in questi ultimi giorni, le mareggiate, i venti forti con raffiche che hanno superato i 100 km orari. E poi mi sento dire, ma queste cose sono sempre successe. Beh, vabbè. Ricordiamoci di rispondere vero, ma non con la stessa intensità. È vero, non con questa intensità che è veramente drammatica. Ricordiamoci le parole del maestro Eugenio Siragusa. È vero, sono sempre successe, ma non con questa intensità. È anche vero che è vero che esiste un processo naturale, ma è anche vero che l'uomo ha accelerato di migliaia di volte questo processo, quindi... Ciao. Se questo pianeta magari era destinato, ti faccio un esempio, per vivere in questa dimensione, magari, che so, 5-10 miliardi di anni, come lo abbiamo messo noi adesso, non arriverà nemmeno, non ce la farà nemmeno arrivare fra 5-10 anni, poverino, secondo me. Beh, ragazzi, come si chiama la ragazzina svizzera, no, svedese? Quella lì che ha fatto la campagna contro la quindicina, certo. Da sola, non ricordo mai il nome, però so che è una bambina soltanto. Impronunciabile, però... Quello è un angelo sceso in terra, è un angelo sceso per venire ad aprirci gli occhi. Ascoltiamola. Quella bambina non ha cominciato la campagna, se non mi sbaglio, fine agosto, se adesso non ricordo, agosto-settembre. Non voleva più andare a scuola perché i potenti non stavano facendo niente per il clima di questo pianeta. Ascoltiamo lei, ascoltiamo anche i ragazzi di Our Voice. Prendiamo esempio da questi ragazzi. Prendiamo esempio, Maria. Mettiamoci la faccia come fanno loro. Così giovani, così piccoli, abbiamo molto da apprendere da loro. Mettiamoci la faccia assieme a loro, o perlomeno spianiamogli la strada affinché loro possano agire. Hai detto bene, seguiamo questo movimento per voi, se non i 5 Stelle che hanno predicato bene e razzolato male. Questi ragazzi almeno denunciano con l'arte, con la canzone. L'arte uccide le mafie. Brava, e abbatte le frontiere, quindi seguiamo anche questi ragazzi, brava Maria, brava. Anzi, soprattutto, ragazzi di Our Voice. Non anche, seguiamo soprattutto questi ragazzi. Certo. Maria, che dirti? Veramente ti ringrazio di questa partecipazione, ti ringrazio anche oggi di essere stato qui. Grazie a te, Carmelo, di aver detto questi bei messaggi. Alla prossima, dai. La sabato e domenica ci vediamo, dai. A meno che non arriva qualche altro messaggio e facciamo subito qualche altra bellissima
Noi siamo qui in attesa dei nuovi messaggi, ma sicuramente insomma ci organizzeremo anche per altri messaggi del ritorno, le letture del Vangelo. Eh beh, questo fantastico andiamo libro. Andiamo avanti. E magari facciamo rivedere i nostri amici. Facciamo vedere di nuovo. È sempre a portata di mano. Sempre. Va bene ragazzi, allora io auguro buon pomeriggio a tutti, ok? Mi raccomando, ciao, buon pomeriggio a tutti, un bacione ai ragazzi di Our Voice. Ciao ragazzi, ciao, un bacio a tutti, un bacio a tutti.